Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e benvenuti in questo nuovo video. Bentornati su Terraria. Guardate questo bellissimo bird che ora... Ah, però io comincio ad avere un po' di freddo, ragazzi. Ok, così va decisamente meglio e sta piovendo. Ah, no, non fatevi domande su questo. Sì, è molto colorato. E ci sono le Winx. Tranquilli, ragazzi, non è mio. Il motivo è semplice. Si vede che hanno più di 14 anni, quindi non va bene. Ah, allora. Questi pesci hanno sicuramente più dignità di me. E quindi li facciamo fuori perché sono invidiosi. Comunque sì, ragazzi, nello scorso episodio abbiamo battuto Skeletron. Di conseguenza abbiamo l'accesso al suo dungeon. Possiamo prendere il Cobalt Shield, oggetto molto molto importante. E poi possiamo fare tranquillamente il muro di carne. No, la Queen Bee, manca la Queen Bee, ragazzi. Voi dovreste rimproverarmi di ciò, perché io dimentico molte cose, ok? Perché sono vecchio, ho già la mia età, insomma. Quindi dovreste come minimo aiutarmi a ricordare. Dovreste dirmi: ehi Gmet, guarda che stai saltando questo, stai saltando quest'altro. Tipo la Old One's Arm. Perché non l'ho ancora fatta? Preparerò l'arena. Voglio che questo gameplay sia completo. Metteremo tutte le cose di... No, 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 la smetto di promettere, perché tanto la Frost Moon non la faccio. Vediamo se avrò voglia di farla. Faremo anche la Frost Moon. Intanto sto cercando il Water Bolt. Niente. E una cesta qui. L'ho già presa? No, non credo. Lo dovrei tranquillamente riconoscere. Uno dei motivi principali per cui ho craftato la Fury Greatsword è che mi serviva appunto dentro il dungeon, perché... Come vedete, fa un botto di danno, mette il debuff on fire, i nemici vanno a spasso infuocati e ci fanno da torce, non posso dire umane perché non sono umani. Oh, ecco. In tutto questo non trovate il waterbolt, può darsi che mi sia sfuggito. Nessun problema, perché comunque il nostro obiettivo oggi non è trovare il waterbolt, anche se non è abbastanza interessante, ma bensì aprire tutte le chest del dungeon, o perlomeno quasi tutte, in modo da trovare il nostro scudo. Ho trovato una golden key, ragazzi, però c'è un piccolo problema. Ho finito le torce e soprattutto perché non mi sono... portato delle granate. Purtroppo non riesco a fare due cose contemporaneamente, ovvero parlare e capire cosa sto facendo quando sto parlando. Quindi niente, ora torniamo indietro, prendo tutto quello che devo prendere. Ok, credo sia morta. Ma vaffanculo, ci sono caduto anche prima in questa trappola. Ma oddio, in ogni serie è così, ragazzi. Nulla di... per i nuovi se ci sono, non è nulla di nuovo. Quindi non aspettatevi tanto da me. Ok, apriamo subito questa cesta. Magari è fortunata. E va bene, la Shadow Key. Qua abbiamo dei bei nemici che facciamo subito saltare in aria con delle amatissime granate. Questo lo risolviamo in questo modo. Continuiamo. Oh, con le granate qua. Prima giù in basso ho visto qualcosa di abbastanza interessante. Non ricordo dove, perché ero impegnato a morire in quel momento. Forse qua sotto. Tanto è spawnata una palla. Ecco qui, ecco qui. Ci siamo, ci siamo. Dovrebbero essere l'Alchemist Station e l'Enchant Table. Con quale dislessia l'ho detto, però. Bewitching Table. Ok, ho sbagliato tutto. Utilizziamo il buff della Bewitching. Così facciamo più danno. Ah, il Nazar. È uscito Violent. Fantastico. Apriamo questa chest. E non è la fortunata perché abbiamo la Blue Moon. Ci prendiamo la bookcase che ci servirà. Apriamo questa chest. E qua finalmente troveremo un cazzo. Oh, possiamo fare la Night Edge tra un po'. Bambola voodoo del Cloyter per respawnare Skeletron. Raga, questa sembra una buona zona per il farming, quindi penso che finirò il resto dei miei giorni qui. Guardate un po' cosa mi sono dimenticato, ragazzi. Posso respawnare continuamente i miei minion, targettare e respawnare per poter sparare quasi all'infinito. Ed è una cosa che facevo davvero tanto durante l'Expert Summoner. Quindi guardate un po' che cosa bella. Il libro dei nemici noiosi. Finché ovviamente non finisco tutto il mana. Ma quando finisco il mana abbiamo qualche bella granata da sparare. Ok, perfetto. Oh, basta. Bene. Vediamo un po' di aprire la chest che c'è qua giù. Forse non è una buona idea. Che è pieno di gente. Quindi andrò a cercare altre chest. Le aprirò tutte. Tranne una di queste due. E proprio in quella lì ci sarà lo Shield of Cthulhu, perché succede sempre così. Quindi, boh, apriamo questa, dai. Abbiamo il Velor, ragazzi. Il Velor che è godly. Oh my god. Reforge più forte per yo-yo. E proprio ora mi sono ricordato che, siccome abbiamo distrutto Skeletron, possiamo anche droppare l'Hellfire, se non erro, giustamente nell'inferno. Quindi, oh, basta. Oh, che culo. Un portale d'oro che tanto perderò perché muoio. Un'altra chest qua in basso, ragazzi. Basta. Basta, avete rotto le palle. Quasi quasi, ragazzi, ci organizziamo anche un setup summoner per il farming. Almeno facciamo tutto in automatico. Penso di aver esplorato quasi tutto il dungeon, ragazzi. Guardate un po'. Ci manca solamente trovare altre chiavi d'oro. E questa è l'impresa abbastanza ardua. Oh, ciao, ciao. Ok, forse fa bene parlare così.
Apriamo questa chest e proprio qua troviamo il Magic Missile, che per quanto mi riguarda te lo puoi anche infilare in culo. Arma non eccessivamente orribile che non utilizzeremo, ragazzi. Basta, basta. Ok, mi sono rotto il cazzo. C'era uno slime. No, no, no. Beh ragazzi, evidentemente a me non piace registrare le clip, quindi io mi impegno, faccio le cose e poi non registro. Ed è una cosa molto molto bella, devo dire. Ho trovato addirittura due shield, ho esplorato praticamente tutto il dungeon a discapito di queste piccole viuzze laterali. Ci dovrebbe mancare solamente la pistola, comunque se ne avremo necessità torneremo a prenderla. Me ne sono andato perché mi stavo letteralmente esaurendo lì in basso.